Scusi, che lei è di qua? Senta, che lei sa che ci sta qua su una tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come mi viene da ride. C'è poco da ridere. E che tattica adopererete? Adotterete anche voi la zona? No, io adotto un altro tipo di tattica, la B-zona. E che cosa sarebbe la B-zona? È forse la zona per tornare in Serie B? La B non significa B, B-zona sta per bis-zona, cioè due volte zona. Come se io a lei dicessi bistro, che non significa bistro francese, ma due volte stronzo. Arrivederci. Che senti sto prosciutto che dici? Senti come dolce. Ho mangiato. Senti che sto prosciutto, l'ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, yeah, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi! E no, dai, sono grechi! Sono buone. Come sono? Dì la verità! Sono greche. Senti, Sergio, io te devo fare un bel discorso. Come devi dire? Se non sono troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi da mia figlia? In che senso? In che senso? Io ho una figlia sola. E non mi va che va presa in giro. Ma io mica la prendo in giro, anzi. Mi è morto, io riconto a fatto e mi è successo ieri. Mi ha detto a papà, mi porti a comprare un par di scarpe a Via Veneto. Capirai, a me mi si è allargato il cuore, io e mio figlio a Via Veneto, poi chi me la guardava. Mentre se stava a guardare la vetrina delle scarpe, passano due giovanotti e dicono una frase che a me non mi è piaciuta. Io mi giro e dico, a cornuto! Via qua, a cornuto! È venuto tutto spavardo il più grosso, mi ha dato un cassotto in bocca. Me lo so guardato, ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire a cornuto in guardia. Gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo, alzati, alzati a cornuto, alzati, gli ho detto. Pieno di sangue per terra, il tolitri, non si è alzato. Me lo so guardato. Mi sono girato, mi sono risistemato la giacca. Mi ha detto, papà, che è successo, mia figlia? Niente, due di passaggio. Ecco, questo è il caseggiato in vendita, no? Adesso, com'è che si chiama lei, mister? Parson Roberts Jr. Grazie. Oh, vede quelle cancellette che ci stanno davanti tutte le finestre? The window? The window? Sì, sì. No, quelle è security, le sì, cancellette. Sì. Ho speso $1,000,000 per fare... Importante. Perché la sicurezza, voi americani sì. In questo momento, in ladri, casinetti, noi pure. Ladri non entrano. No, i ladri già stanno... nel senso che se stanno per entrare i ladri, a entrare entrano. Perché l'allarme non si sente, i cats sono per uscire che quando rimangono bloccati. Come un trappola. Sì, una specie di trappola. Ingegnere? Che c'è? È occupato. Sì, è occupato, perché se era libero costava $1,000,000,000, che discorso. Però è tutta gente che non vedo l'ora di andarsene. Sono inquilini, amici miei. Vuoi vedere? Quelli non vedono l'ora di... Andiamo a vedere. Questo. Proietti Rando! Sì, sono qui! Guarda che fra 3 giorni esci, te ne vai! E se mi lo sento, grande! Michele, prendi Arturo! Sì, sta qua! Senti? Oh, guarda che fra 2 o 3 giorni esci! Ma se siamo da fare altri 15 anni! Oh, lui ha detto devo fare un altro 15 anni! No, lui ha detto sto qui da 15 anni, che devo fare? A me, no. E io adesso dico te ne devi andare. Però io ti faccio trasferire a Re Bibbia! Grazie! Visto? Sono tutti felici e contenti. Ecco perché io le dicevo che l'affare è che se adesso lei mi dà almeno la metà del compromesso che dobbiamo fare domani dal notaio, $200,000, e arriva prima, capito? Va bene, un assegno? No, no, l'assegno lasciamo stare perché sennò andiamo a finirle dentro. Diciamo i contanti, non c'è contanti in tasca? Sì, non c'è tante, c'è $5,000. Sì, $5,000 vanno bene, non è quello. Così io domani adesso mi prendo, scusi, mi prendo anche l'orologio, così domani dimostro all'altra concorrente, guardate che mister, come si chiama? Parsons Roberts. Cazzo, viene via. Junior. Junior, mi ha dato prima l'orologio, così dimostro, domani glielo ridò, sì, per bene, mi dai una ricevuta. Facciamo regolare ricevuta. C'è una penna? È d'oro? Sì. Non scrivo questo, c'è l'altra? Oh, facciamo, allora, io ricevo dal signor...
Parsons Roberts Jr. Scrivo Junior solamente, la diminutiva. Va bene. Junior, $5,000. Sì. E l'orologio. E orologio. Sì. Firmato su Tartari. Oh, anzi, adesso facciamo una bella cosa. La vede la mappa qui com'è, tutta completa? Sì. Domani, sì, dal notaio, lei porta la mappa, tutti gli oggetti, questa è la livella. Tutto, ci vediamo alle 10:30 dal notaio. E lei vada a fare un po' di spese, si diverta. Aspetta, io non c'è soldi. Ah già, ma da tutto a me. Ci do un po' di lire italiane, va bene? C'ho 200-300 mila lire, mo. Tenga questo, così si fa un po' di shopping. Anzi, facciamo una cosa, aspetta. Se non mi dimentico, metta il dito qua un attimo, qui, ecco. Così io prendo l'ultima misura che sto stantari, guardi prova al centro lei. Sì. Guardi. Così va bene? Cioè, quando giunse a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no? E fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre. Mario. E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, yau! Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia. Attento, fascio, che non ci metto niente. A me fascio. Io fascio. A socco me! Io mica so comunista così, sa! So comunista così! Però io qua, e mi sia consentito usare una parola un po' troppo grossa, mi ha quasi commosso, quasi colpito. Perché mi ha riportato ad una circostanza che mi è capitato tanti, tanti anni fa, durante la mia infanzia. Ricordo che allora, avevo circa 8 anni, stavo giocando a palla con alcuni miei amichetti nella casa che allora avevamo vicino a Crotone. E ricordo che improvvisamente, nel bel mezzo del gioco, mi venne quasi un moto spontaneo interno. E allora mi allontanai di corsa dai miei amichetti e cominciai a correre. E correvo, 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 fino a quando non giunsi sotto un rovo di spini, sotto un cespuglio che io già quel tempo avevo chiamato il mio piccolo Getsemani. Mia madre, donna di enorme comprensione, non trovandomi più al gioco, che fece? Mi venne a trovare, mi venne a cercare. E scovatomi là sotto il cespuglio, mi disse, avevo circa 8 anni, Alfio, che c'hai? Non ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa? E allora risposi, mamma, non vede che sto parlando con me stesso? Cioè, come vedete, anche in questo racconto, o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi. Anacoli, anacoli, anacoli da che? Tu stai là con tuo padre, questo stava lì con uno che dice che esceva la spada, spada, spada di fuoco! Oh, se mi vede parlare, mi parli, io sono un uomo democratico, mi dica pure. Permette? Prego. Lei ieri ci ha fatto prendere 4 pappine. Sia gentile. Bravo! 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 Lei ieri ci ha fatto prendere 4 pappine. Sia gentile. Ma scusi un attimo, mamma, ha detto le stesse parole, ma lei già ha permesso di mettere il pomodoro in bacio alla gente? Sì, perché? Ah, siete due... 30.000. 1, 2 e 3. Però! Ammazzo! E che gli ha fatto? L'hai stregata? Una mandragata! Ma quale mandragata? È stata un'idea sua, vuole che gli gioco. Una tris. Gabriella. Mm-hmm. E allora se vogliamo giocare a 3 cavalli buoni? I cavalli ma ha dati lei, soldatino, King e D'Artagnan. Soldatino, King e D'Artagnan. Hai visto mai? Sai che ti dico? Dimmi. Che una stronzata così non sarà mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo, eh? E io volevo soltanto una cosa, c'è tu. Io non ero in Germania, mi ci sono un buccio di buchi di poi. Va bene, ho detto buono. Allora io c'è tocca. E parte del Germania, quello c'è tocca. Arriva a Sobrena, c'è cose, alla radio qui cassetta, dietro, a fermi, ciao. Ah, io riprendo una cosa, a riprendere ragione, a riuscire un giorno quante cose, eccetera, una cosa, giù e porto, ho finito pure questo. Ah, io riprendo la macchina, riuscire un giorno quante cose, eccetera, non mi ricordo quante ci vuole, quante cose vuole, no? Ah, io arrivo di qua, quando vanno lanci dei pacchi, pacchetti di un supermercato, niente, finito quello che c'è, quando c'è, quando c'è, quando arriva la regione, io non ho l'orbito, arriva le cose, io arrivo, usa di l'anteriore, eccetera, vabbè, un parabrezza, io ricordo che ti dice che stavo, io non lo parla lì. A poi passiamo gli altri, che io già dico, già per favore, io non dico, eccetera, non parla disgraziato, che non ho detto niente, no? Allora non c'è più di qua, ci sono tutti, no, io sono stato, porto niente, eccetera, allora mi scomodo, non mi potete fare niente, eccetera, sapete che vi dico, sapete che vi dico, che andate a pia tutte quante nel culo, va bene, arrivederci.
wonder. I got bottle when you check it.